cosa siano la verità ed il giudizio. Se è così, Dio ti esorta a giudizio, o perderai l'opportunità di esser lodato da Lui, o da Lui condotto nel Suo regno. Dio non risparmierà chi si è detto leale, poi l'ha tradito. Chi è così verrà punito nello spirito, anima e corpo. Questa è la rivelazione della sua giustizia, è il suo scopo giudicare e rivelare l'uomo. Chi accetta solo il giudizio ma non è mai purificato, chi fugge dal giudizio è sempre rifiutato da Dio. Quei peccati sono di più e più gravi dei farisei, perché hanno tradito Dio e gli si sono ribellati. Tali uomini sono indegni perfino di servire, avranno la peggiore punizione che